Che chiediamo un approccio più liberale alla crisi causata da questo virus. Un approccio che nota bene in altri paesi è risultato vincente. Dopo la fase 1, quello dell'inevitabile lockdown, ora per la fase 2 ci serve un altro modello: non chiusi tutti dentro, ma regole per la convivenza con questo virus, che ci accompagnerà per molti, molti mesi, fino all'anno prossimo. Io ho ricevuto decine e decine di messaggi da italiani come da tedeschi. Preoccupati sì per la loro salute, ma ormai più preoccupati per la catastrofe sociale ed economica e quindi pure di salute questa eh, che sta avvenendo. Moltissimi commercianti mi scrivono implorando di poter riprendere le attività, altrimenti tra poco non avranno nemmeno più la forza per riaprire, oberati dai debiti che si accumulano in assenza totale di fatturato. Non comprendo bene la linea di un governo romano parecchio centralista, con decreti che non fanno nessuna... Differenza tra le regioni, perché la Sardegna dovrebbe essere trattata come la Lombardia? Ho studiato decreti da 600 pagine ormai che si perdono in dettagli assurdi, assurdi, ma dateci delle linee guida chiare, ragionevoli e poi ci arrangiamo noi. Sembra un po' come dire: Non mi fido dei miei cittadini. Io invece mi fido, io sono sicuro che noi, e non solo qui in Alto Adige, ma in tutta Italia, siamo in grado di seguire con molto senso di responsabilità delle regole certe e di buon senso. Che eviteranno un ripresa troppo forte di questo contagio. Ora, purtroppo, per colpa della Volkspartei, è successo che la situazione, anziché parlare nel merito delle misure, di come ripartire, quali regole, la situazione è diventata di scontro istituzionale, non serve a nessuno. E purtroppo, come spesso succede a queste parti, ha sempre questo sapore anche etnico, no? di divisione tra i gruppi. Questi toni non sono i nostri, men che meno i miei. Noi come Team K assolutamente non ci riconosciamo in questo. Basta leggere il nostro statuto. Noi siamo quelli che vogliono la convivenza alla pari guardandoci negli occhi con pari dignità. Vedi le proposte sulla scuola plurilingue, eccetera. Vedo che sono però tante le regioni che si ribellano: il Trentino, il Veneto, il Friuli, la Sardegna, pure Bonaccini è stato molto critico. Quindi il discorso qua non è solo etnico, sarebbe anche di ribellione ad un governo poco rispettoso del regionalismo che con i suoi decreti di fatto limita la democrazia e i poteri locali, noi qua che siamo autonomi, questo lo sentiamo più forte di tanti altri. L'autonomia, come sapete, per me e per noi del team, è di tutti i cittadini, senza distinzione di, tra i gruppi linguistici, e la sua difesa quindi è a favore di tutti, tutti noi altoatesini qui. Trovo inaccettabili i toni della Volkspartei, anche imbarazzanti devo dire, e di questo loro si assumeranno la responsabilità di quello che hanno combinato. Nel merito, la legge che abbiamo visto contiene alcune delle cose che noi come team chiediamo da settimane: c'è un approccio più liberale alla gestione della, della crisi fatto più di fiducia e di convinzione dei miei cittadini, non di chiusure, di costrizioni e di controlli. Questo, però, non deve far dimenticare tutto ciò che è successo ora con questi toni inaccettabili di scontro, ma anche prima. Il disastro che hanno fatto, vedi eh, la, la gestione delle case di cura, vedi gli acquisti della, della sanità che sono andati insomma, un po' male. E L'altra cosa che non hanno mai fatto e noi chiediamo sono i test, test, test. Io leggo che Zaia ha comprato un macchinario che fa 9.600 test in un giorno, qui nulla, incapaci. Come vogliono gestire il monitoraggio della crisi, del contagio domani senza queste macchine? Mettiamo Zerzer e Widman a bordo strada che vi, vi misurano la febbre? Ma non lo so. Comunque, a noi del team interessa il benessere dell'Alto Adige, di tutti i suoi cittadini, certamente senza distinzione per lingua. Vogliamo salvare gli esercizi dalla morte certa, vogliamo di nuovo poter vivere. Vogliamo che chi si ama possa vedersi, che i nipoti possano tornare a vedere i nonni, anche con un po' di prudenza, che nessuno debba morire da solo senza nemmeno poter salutare i suoi cari e senza che i cari potessero nemmeno andare al suo funerale. Questo è inumano. Basta, è arrivato il momento di convivere col virus. Una convivenza con regole, buon senso e responsabilità di tutti noi. Ora tocca a noi essere responsabili. Io mi fido di noi cittadini, credo che saremo in grado di farlo. Dobbiamo riuscirci. Anche perché la quarantena non potrà durare un altro anno finché questo virus sparirà dalla, dalla circolazione. E certamente il contagio riprenderà un pochettino. È inevitabile, io sento già le grida: ah, lo sapevo, lo sapevo, lo sappiamo tutti che riprenderà, ma l'alternativa. A restare tutti chiusi dentro è la morte della vita sociale, e della vita economica e costerà vite pure quella esistenze ridotte all'astrico. Ad oggi abbiamo più suicidi in Alto Adige che morti di coronavirus. Dai, io direi diamoci un accalmato. Questa è una lotta contro il virus, non è una lotta contro il governo, men che meno una lotta a tedeschi contro italiani. Questo è ridicolo. Al virus non frega nulla di che lingua parli. Io direi che tutti insieme con disciplina, ora dobbiamo uscire da questo incubo, a partire da oggi, senza aspettare altro tempo che ci costa soldi e vite umane, vite di, di, di negozi che sono chiusi. Riprendiamo a vivere, a ricostruire la vita. Dai, tutti insieme. Buon primo maggio e buon fine settimana. A presto.